Buona giornata amici del caffè biblico. Stamattina consentitemi di offrirvi un caffè biblico che mi riguarda personalmente. Difatti, dopodomani io e mia moglie festeggeremo 25 anni di matrimonio. In un tempo in cui la famiglia è sempre più in crisi e aumenta la propensione alla rottura dell'unione coniugale, siamo grati a Dio di aver raggiunto questo traguardo. Per l'occasione abbiamo scelto una frase che è piaciuta ad entrambi. La frase dice: avere un posto dove andare è una casa. Avere qualcuno da amare è una famiglia. Avere entrambi è una benedizione. Per questa ragione ci sentiamo benedetti, benedetti da Dio. Nel Salmo 128, ai versi da 1 a 4, è scritto: beato chiunque teme il Signore e cammina nelle sue vie. Allora mangerai della fatica delle tue mani, sarai felice e prospererai. Tua moglie sarà come una vigna fruttifera nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come piante d'olivo intorno alla tua tavola. Ecco, così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Stamattina vorrei brevemente spiegare cosa significa avere una famiglia benedetta da Dio. Una famiglia benedetta nella Bibbia è una famiglia amata e protetta da Dio. Una famiglia benedetta è una famiglia felice che può contare su Dio per guidarli sia nei momenti buoni che in quelli cattivi. Le famiglie nella Bibbia sono spesso un riflesso dell'amore di Dio. Dio spesso benedice le famiglie con provviste e benedizioni quando dimostrano un impegno verso di Lui e i Suoi insegnamenti. Ad esempio, ad Abramo e Sara furono promessi molti discendenti e Dio mantenne la sua promessa. A Mosè e alla sua famiglia furono promesse protezione e guida durante il viaggio attraverso il deserto. E a Noè fu promessa un'arca sicura per galleggiare sulle acque durante il diluvio universale. Dio fornisce alle famiglie anche le risorse spirituali per aiutarle a rimanere unite e concentrate su di Lui. Oltre a fornire forza spirituale, Dio benedice anche i rapporti familiari. Egli insegna ai genitori ad essere amorevoli e pazienti con i loro figli e dà ai fratelli la saggezza per lavorare insieme nel prendersi cura l'uno dell'altro. Incoraggia mariti e mogli a onorarsi a vicenda e a vivere in armonia. La benedizione di Dio sui rapporti di una famiglia li aiuta a rimanere forti e sollevati anche nei momenti difficili. Avere una famiglia benedetta, quindi, significa che i membri della famiglia potranno condividere gioie e dolori gli uni degli altri. Possono sostenersi a vicenda nei momenti di difficoltà e potranno celebrare insieme le vittorie della vita. Amandosi e prendendosi cura gli uni degli altri e sforzandosi di vivere secondo la volontà di Dio, una famiglia benedetta sarà fonte di benedizione per tutti. Questa mattina desidero di cuore ringraziare Dio che mi ha dato una famiglia benedetta, composta da me, da mia moglie Anna e dai miei figli Alessio e Gloria. Dio possa benedire ognuno di voi questa mattina e benedire anche le vostre famiglie. Buona giornata a tutti.